Sappiamo che è un tumore frequente, è il più frequente se sommiamo il sesso maschile con il sesso femminile, ma la possibilità di essere intercettato in una situazione precancerosa, cioè prima di una trasformazione verso il tumore, per poterlo essere poi eliminato. E questo è fondamentale. I tumori del colon retto sono la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Il tumore è dovuto alla proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa che riveste l'ultima parte dell'intestino. Una neoplasia in crescita e della quale si è parlato all'ospedale San Donato di Arezzo nel corso del convegno Lo screening del cancro colon retto, una scelta difesa della nostra vita. Se la malattia infatti viene presa in tempo, sono maggiori le possibilità di sconfiggerla. Ovviamente si parte dagli stili di vita che sono importantissimi, ma si arriva poi a quello che oggi è lo strumento che in Italia, in particolar modo nella regione toscana, viene utilizzato, che è lo screening del cancro del colon retto attraverso l'esecuzione di un campione sulle feci di sangue occulto. Il campione viene fatto recapitare direttamente dalla regione toscana al paziente e, aderendo in una fascia di età dai 50 ai 70 anni, si possono individuare quelle persone che si possono eventualmente giovare, se positive, di una coloscopia che andrebbe a identificare quelle forme che possono essere, se interrotte, per permettere di prevenire appunto l'evoluzione verso il cancro. Per cui è un argomento estremamente importante, estremamente attuale, e noi cerchiamo, come dire, anche attraverso uno strumento scientifico come il congresso di oggi, di promuovere l'adesione allo screening nella nostra regione e nella nostra città. Importanti passi avanti sono stati fatti anche nelle terapie. Quando soprattutto sono nelle forme iniziali siamo in grado di curarle in una percentuale superiore al 90%, per cui anche di fronte a una diagnosi di tumore del colon, soprattutto se in una fase precoce, siamo in grado di eliminarla completamente e far sì che per queste persone possa diventare solo un brutto ricordo, ma ci sono anche nuovi strumenti terapeutici come l'immunoterapia che ci stanno dando importantissimi risultati anche nelle forme più avanzate.